Saluto a tutti i videoascoltatori di Italia Medievale. Oggi presentiamo un interessante saggio dal titolo Luigi il Grande, Rex Ungherie. Guerra, arti e nobiltà tra Padova, Buda e l'Europa al tempo dei Carraresi. A cura di Giovanna Baldissini Molli, Franco Benucci, Maria Tenesa Dorso e Agnes Matè. Appena pubblicato da Viella. E io sono molto contento di avere tutti i curatori come nostri graditi ospiti e lascio subito la parola al Franco Benucci che ci parla di questo interessantissimo saggio. Prego, a lei. Buonasera. Allora, beh, più che un saggio, è una raccolta di saggi, sono 24 più uno conclusivo, e sono, diciamo, una abbondante selezione dei contributi presentati a un convegno che si è svolto qui all'Università di Padova, al Dipartimento di Scienze Storiche e Geografiche dell'Antichità, a settembre dell'anno scorso, nel 2021. Che era, diciamo, il convegno conclusivo di un progetto di ricerca internazionale appunto su Luigi d'Ungheria, Luigi d'Angiò, Luigi Grande, che in epoca appunto carrarese, quindi diciamo nella seconda metà del 300, era stato alleato dei carraresi in chiave antiveneziana. Il convegno è durato 3 giorni più un quarto di visite turistiche ai punti carraresi, diciamo, della città, e si è articolato in varie sessioni che hanno affrontato i vari aspetti di questa vicenda, quindi aspetti storici, naturalmente, aspetti artistici, aspetti letterari, aspetti araldici, e poi appunto dopo una veloce elaborazione degli atti, il tutto è confluito in questo volume. Dico veloce perché naturalmente questo progetto era un progetto che era partito dopo una lunga gestazione nel 2019 e che naturalmente si è incagliato sulla questione Covid e quindi abbiamo dovuto ricalibrare tutto il tempo della ricerca, che era una proroga di 6 mesi. E quindi questa prova è stata concessa, ma poi avevamo la tagliola di oggi. Esattamente oggi era l'ultimo giorno, 2 dicembre, in cui tutto doveva essere concluso, comprese fatture pagate all'editore e a tutto quello che gli va dietro, di legatoria, di trasporto, eccetera. E quindi siamo arrivati proprio sul filo di lana a farcela per metà novembre, insomma, anche con un qualche margine, ma senza particolare, e questo ha comportato appunto di dover rinunciare ad alcuni contributi che erano in ritardo nell'elaborazione, e poi ho dovuto dire se non ci siete, non ci siete. I saggi, come dicevo, sono 24 più quello conclusivo e sono di studiosi di varie discipline, sia italiani che ungheresi. Il convegno si è svolto con patrocini istituzionali anche della Suosta Padova, ma con patrocinio anche dell'Ambasciata d'Ungheria, del Consolato d'Ungheria a Venezia, dell'Accademia d'Ungheria e dell'Università di Szeged. E appunto un certo numero dei relatori e quindi dei contributori erano ungheresi. In più al convegno avevamo anche, e anche negli atti, un croato, perché il regno d'Ungheria era anche il regno di Croazia, quindi diciamo, era affacciato sulla sponda orientale dell'Adriatico. C'era un polacco perché Luigi d'Ungheria era anche re di Polonia, quindi ha approfondito questo aspetto del Luigi Grande come re di Polonia. E poi avevamo al convegno un francese che ci ha parlato dell'araldica angioina, che però è uno dei saggi che poi non c'è stato nella versione scritta. C'è comunque anche nella versione scritta tutta una corposa parte di araldica, perché la radice, l'origine di tutto il progetto è stata ancora nel 2007 la scoperta all'interno di quello che era per tutti i padovani il vecchio carcere di Padova, ma che in realtà era il vecchio castello carrarese, poi trasformato in epoca veneziana in caserma, in epoca napoleonica fino alla fine degli anni 90 in carcere.
E appunto nel 2007, durante un lavoro di restauro, sono venute fuori in quella che era la cella 77 e si è scoperto che l'intero camerone della cella era affrescato sotto lo scialbo che si vedeva e questi affreschi erano appunto stemmi e cimeli di Luigi d'Ungheria e da lì è ripartita la riscoperta del castello e quindi a un certo punto la proposta di studiarlo anche, studiare non solo il castello, ma studiare tutta la vicenda, questa alleanza tra Angioini d'Ungheria e Carraresi, che di cui si sapeva da sempre, perché le fonti medievali, rinascimentali, eccetera, ne parlavano, però non era mai stato approfondito in maniera pertinente né da parte, diciamo, italiana, padovana, né più di tanto neanche da parte ungherese. E addirittura, per molto tempo, di stemmi, oltre a quelli affrescati, riscoperti appunto nel 2007, ce n'erano anche in pietra sul castello, ma per molti secoli e decenni erano stati interpretati come stemmi di Ezzelino, quindi era stata presa una strada completamente fuorviante che è durata appunto fino a una quindicina d'anni fa. E quindi c'è tutto anche il lato araldico, che pur non avendo il contributo del francese che aveva approfondito in modo particolare, ma comunque l'araldica è molto presente appunto con questi risvolti, sia per la presenza a Padova che per tutte le altre presenze angioine e di, diciamo, angioine con valenza politica e di alleanza e di signoria sulle varie città, appunto anche in altre zone d'Italia, anche in zone centro italiane dove Angioini e Carraresi si sono ritrovati dopo la conquista di Padova da parte di Venezia nel 1405. Questo è un po' il quadro generale. Poi, appunto, le singole sezioni, alla fine nel volume c'è una sezione di storia e letteratura e una sezione di arte e araldica in cui si ripartiscono appunto i 24 saggi e poi il saggio conclusivo di Francesco Betterini. Forse poi, nel merito delle varie parti, lascio parlare anche le colleghe con cui abbiamo seguito l'elaborazione del volume. Io vorrei chiamare l'attenzione degli ascoltatori, dei visitatori del YouTube channel che aspettare un progetto vale sempre la pena, perché prima o poi si realizza. Cioè io sono stata informata dal ritrovamento degli affreschi a Padova, secondo me, pochi mesi dopo dello stesso ritrovamento da uno dei nostri autori, la dottoressa Patrizia Dalzotto, che mi ha detto che stavano per pianificare un progetto che poi, come ha detto Franco, non si è realizzato. E poi non so, ci sono passati 4 altri anni, cosa del genere, quando la Patrizia è stata la mi ha aiutato con il controllo linguistico della mia seconda tesi di dottorato che ha scritto a Varsavia. E poi, dopo questo contatto, è arrivato finalmente il punto nel 2019, quando il progetto è stato cominciato almeno. Cioè io, avendo scritto la mia tesi di laurea in italianistica, dei rapporti italo-ungheresi in 2006, finalmente dopo 13 anni ho potuto ancora una volta occuparmi di questo tema, però in questa occasione con il tema dell'epica di Janusz Orange, perché secondo me uno dei più importanti influssi del ruolo di Luigi in Grande in Ungheria, appunto questo cambiamento legale, l'introduzione della praefectio, cioè quando un erede femmina può diventare un erede maschio legale, che praticamente cambia fondamentalmente la fortuna di molte famiglie aristocratiche in Ungheria, che ha delle conseguenze a lungo termine, anche per esempio nel caso
della possibilità di diventare erede al trono ungherese di Beatrice d'Aragona, la principessa di Napoli, che poi è diventata la moglie del re Mattia Corvino. Cioè, ci sono delle conseguenze a lungo termine e magari appunto per questo la memoria degli Angioini in Ungheria non è sempre stata positiva. Io sono felicissima che questo progetto si è realizzato, anche perché ci sono state delle ricerche che, nonostante fatte da ungheresi, non erano stati conosciuti nemmeno da noi. Cioè, per esempio, nella sezione della storia d'arte ci sono delle novità che io non me l'aspettavo. Sono felicissima che c'è un nuovo codice di Oxford che è presentato. Magari la Maria Teresa parlerà di più. E quindi siamo tanto felici che, dopo aver cambiato ancora una volta durante il corso del progetto posto di lavoro, in questa nuovo posto di lavoro presso la biblioteca dell'Accademia d'Ungheria a Budapest, ci terremo una presentazione del libro per il pubblico ungherese, probabilmente il 24 aprile l'anno prossimo. E spero che, se sarà anche una presentazione in Italia, sicuramente ci sarà, questa volta posso finalmente andare, perché io non ho potuto partecipare del convegno di persona a Padova un anno fa, oppure un anno e 3 mesi fa, ma sarei felice di farlo e anche di continuare la cooperazione con questo gruppo di colleghi, perché secondo me il processo della redazione è stata veramente, veramente affluente, diciamo. Grazie, Maria Teresa. Grazie. Allora, per dire due parole della parte, come vedrete, il volume si suddivide in due grandi parti, una parte più storica e una parte invece più artistica, in cui è compresa anche l'araldica. Giusto due parole, perché è impossibile ripercorrere i saggi nella loro ricchezza, proprio su questo personaggio, su perché è stato affrontato questo personaggio che sale al trono nel 1342. E quando siamo alle soglie di cambiamenti epocali per l'epoca medievale, siamo alle soglie basti pensare che siamo alle soglie della grande peste che cambierà il volto dell'Europa, e siamo anche quindi in un momento in cui tradizionalmente, come insomma si dice nella storiografia, si indeboliscono, vengono meno gli universalismi che hanno caratterizzato tanti secoli del Medioevo, quindi da una parte l'impero e dall'altra il papato, e invece emergono più ai poteri, diciamo, universali, fa seguito un'epoca più di realtà diverse, imperniate sui nascenti stati regionali o stati di dimensioni più grandi. Mi pare che proprio il pregio del volume sia quello di aver indagato questi plurimi piani che si incontrano, focalizzando la figura di Ludovico, di Luigi o Ludovico, come ci sono due versioni, noi abbiamo preferito chiamarlo Luigi, però alcuni lo chiamano Ludovico d'Angiò, Ludovico il Grande, e questi cambiamenti che caratterizzano su diversi piani la situazione europea, da una parte il piano politico, dall'altra il piano religioso, perché anche l'universalismo della Chiesa viene meno, pensiamo al lungo periodo avignonese e poi soprattutto al grande scisma,
Ma cambiamenti anche che caratterizzano l'economia europea, ci sono molti saggi nel volume che sono dedicati all'affermazione, per esempio, delle grandi compagnie mercantili e finanziarie, a questo mondo diciamo economico che nel periodo del regno di Luigi anche qui si assistono a cambiamenti importanti. E in questo laboratorio, in questa fucina di cambiamenti sul piano demografico, sul piano politico, sul piano economico, si staglia l'esperienza, la figura di questo regnante, anche per i suoi chiaramente importanti rapporti con gli Angioini che dominano l'Italia meridionale, ma ovviamente anche sono importantissimi nel Regno di Francia. E questo piano generale della politica europea però si incrocia anche con la politica italiana, con le vicende della politica italiana, in particolare con la dimensione di Padova. Con i signori Carraresi e dall'altra parte con la realtà veneziana, per cui il pregio del volume attraverso i saggi storici sui quali appunto volevo più soffermarmi, hanno anche il pregio di mettere bene in luce sia a livello più generale, come il saggio di Terenzi che apre un po' questa parte dedicata alla storia, però anche con saggi dedicati alla filologia, alla letteratura, ma apre un po' questo quadro generale della politica angioina nell'Italia imperiale e papale, ma poi con dei saggi che sono più dedicati appunto ai rapporti di Luigi con gli stati italiani e in particolare con Padova. Ecco, insomma, per quanto riguarda la parte storica e anche letteraria, mi pare che il pregio di questo volume sia proprio quello di offrire questo intersecarsi di piani, di situazioni diverse che mettono bene in luce un periodo storico in cui veramente sia un periodo di passaggio che da un lato mostra il venir meno di quei grandi poteri che hanno caratterizzato la maggior parte dei secoli medievali e si affaccia anche un mondo che sarà quello più dell'età moderna. Ma anche appunto dal punto di vista artistico, come ci dirà Giovanna, gli elementi di interesse sono sicuramente, non sono minori. Posso reinserirmi un attimo? Come accennava prima Agnes, il convegno si è svolto in parte in presenza, in parte online, ma questo non ha impedito che ci fosse una forte collaborazione e integrazione tra tutti i relatori, anche in termini così di relazioni umane. Ma facciamo quello che diceva adesso Teresa. Uno dei fili conduttori che è emerso appunto da moltissime relazioni di ambito molto diverso è il ruolo dei mediatori dei rapporti tra la corte, diciamo, ungherese e la corte padovana, anche se istituzionalmente di livello diverso, che erano rapporti su un piano legato alla mediazione francescana e dall'altra parte la mediazione dei mercanti. Per cui in particolare i mercanti della famiglia Saraceno, che sono tra Padova e Vicenza, che però erano alla corte ungherese dove svolgevano anche funzioni in qualche modo diplomatiche, oltre a essere legati alla committenza di opere d'arte, affreschi in particolare in alcune chiese ungheresi. Quindi veramente sono venute fuori delle trame, diciamo così, non immediatamente evidenti, ma che poi quando si va a studiarle, siamo andati a studiarle nel dettaglio, si sono dimostrate molto forti e molto pervasive appunto nel stabilire questi rapporti e tenerli insieme e funzionanti anche in un contesto che era un contesto sostanzialmente di guerra tra Padova e i suoi alleati e Venezia, culminati con la guerra di Chioggia, insomma, quindi con la guerra che ha messo insieme Padova, Genova e Regno d'Ungheria, sostanzialmente contro Venezia. E questo appunto è un po' lo sfondo, per cui il sottotitolo Guerre, arti e mobilità tra Padova, Buda e l'Europa è proprio questo, cioè c'erano tutte le dimensioni che convergevano nel stabilire e mantenere queste relazioni. Giovanna.
Sì, eccomi qua, buonasera a tutti anche da parte mia. Ma vorrei cominciare anch'io con lo sottolineare l'idea dell'interferenza che le diverse sezioni del convegno presentano e del modo appunto composito con cui riescono a intrecciarsi le une con le altre, trovando un'idea comune nella capacità che è tutta e particolarmente angioina a partire dall'inizio del 300 e soprattutto nella sede di Napoli, di sfruttare l'arte e il suo potere di comunicazione in termini di autorappresentazione. Ecco, questo noi lo abbiamo visto anche a Padova. Maria Teresa d'Osso accennava appunto prima le alleanze tra Luigi d'Ungheria e i Carraresi e a questa straordinaria scoperta di alcuni anni fa degli emblemi carraresi nelle sale del castello dopo carcere di Padova. Dunque, è quindi un convegno che cade perfettamente in questi anni, che non sono solo quelli della scoperta degli affreschi nell'ex castello carrarese, che è stato solo in parte ristrutturato, che ha bisogno ancora di lavori per essere restituito come luogo fruibile all'intera città, ma sono anche gli anni in cui la messa a punto della candidatura di Padova come sito UNESCO per i cicli di affreschi del 300 ha comportato tutta una serie di lavori e di approfondimenti sui cicli che sono in qualche modo prodotto o diretto della corte o di famiglie legate alla corte, comunque di una committenza straordinariamente elevata. Quindi gli emblemi di Luigi d'Ungheria, perché l'uso dell'araldica e l'importanza che essa assume in questi anni, proprio come mezzo di autoconsapevolezza, di affermazione, è di particolare interesse, sia anche come committenza degli affreschi e aggiungerei anche la circostanza della canonizzazione di San Ludovico da Tolosa, che quindi è una ulteriore accentuazione di carattere, come dire, angioino, tenendo poi presente che l'insediamento francescano a Padova è quello della Basilica di Sant'Antonio. Questo significa una presenza di Ludovico in termini di affreschi veramente rilevante e che qui in questo volume ha ricevuto ulteriore accentuazione dalla illustrazione di un ciclo di affreschi praticamente andato distrutto durante i bombardamenti dell'ultima guerra nella chiesa di San Benedetto Vecchio, dedicati appunto a questo santo e voluti in un clima che lega insieme Francesco da Carrara il Vecchio, sua moglie Fina Buzzaccarini e Anna, la sorella che è appunto direttamente coinvolta nella committenza degli affreschi. E un altro ciclo dove risalta fortemente la figura di Luigi d'Ungheria, per quanto fa nell'ottavo decennio del secolo, è proprio quello della Basilica del Santo, dove la storia e la leggenda giacobea nella cappella di San Giacomo, appunto nella Basilica Antoniana, riveste i panni col seminato di gigli angioini e con l'allusione alla figura di Luigi d'Ungheria. D'altro canto, l'incrocio tra Luigi e Padova tocca anche altri luoghi, per esempio, l'importanza della committenza artistica dei Conti di Veglia. Quindi, come citava prima, mi pare Franco Benucci, ci spostiamo in Croazia con la famiglia dei Franco Pan, ma anche un rapporto che lega cultura toscana, probabilmente nel suo aspetto più specificamente senese e cultura padovana negli affreschi della chiesa francescana di
Kesteli, non so se ho pronunciato bene, probabilmente no, una cittadina sul lago di Balaton dove la chiesa dei minori locali conserva appunto in modo, pur in modo frammentario. Si chiama Kestei. Ecco, Kestei. non lo ripeto perché non mi riuscirebbe Sì, probabilmente. soltanto per gli ascoltatori che sappiano che la lingua Sì. ungherese è così e com'è, però se è Ecco, possibile. e quindi mi sembra che l'interesse di questi saggi nel modo in cui loro essi dialogano e gli autori dialogano tra di loro sta proprio nell'aver creato tra il polo ungherese e il polo padovano tutta una rete che poi attraversa l'Europa, perché si sono spostati i sovrani, i mercanti, le armate e quindi spostandosi gli uomini si sposta l'espressione culturale, la civiltà che essi conoscono. È un periodo sicuramente molto interessante, poi visto sotto tutti i punti di vista, storico, culturale, artistico, militare, credo anche, no? Perché c'è anche questo aspetto. E quindi è sicuramente un saggio che bisogna correre ad acquistare. Quindi io, come mia abitudine, ricordo il titolo, che è Luigi il Grande, Rex Ungherie. Guerre, arti e mobilità tra Padova, Buda e l'Europa al tempo dei Carraresi. Non so Sono se si stati. riesce a vedere, almeno lo mostriamo. E si vedrà la copertina all'inizio, si vedrà la Ecco, bene. copertina all'inizio, non si preoccupi che avrà il suo bel rilievo perché è bella e merita. È a cura di Giovanna Baldissini Molli. Franco Benucci, Maria Teresa Dolso e Agnès Matè. Io spero di aver pronunciato i nomi tutti come si deve, non è semplicissimo. Ringrazio tutti voi per aver accettato il nostro invito a presentare questo saggio e nello stesso tempo ricordo a tutti i nostri videoascoltatori di continuare a seguirci sul nostro sito che è www.italiamedievale.org, dove troveranno questa videopresentazione insieme a tutte le altre realizzate fino ad oggi. Grazie a tutti e spero a presto. Grazie. Grazie, Grazie. arrivederci. Grazie. Grazie. Sì, ciao. No. Amen.